Buonasera a tutti, io sono Matteo Murdaca e con questa puntata vorrei inaugurare una nuova serie qui su Agorà. Questa serie è la prosecuzione di un, diciamo, esperimento effettivamente di successo già avviato su Economia Italia. E il progetto che ho inaugurato e continuerò a portare su YouTube insieme ai miei collaboratori Alessandro Di Michele ed Edonisa Marcu. Prende il titolo di Homo Sum. Quindi io sono uomo. Ora, da cosa deriva Homo Sum? Homo Sum deriva dalle scienze di cui ci occupiamo di scienze sociali, in particolare di quelle che nel mondo anglosassone verrebbero chiamate humanities, quindi le scienze umane. Ora, da scienze umane, qui viene il collegamento con l'aforisma terenziano, quindi homo sum humani nil a me alienum puto. Sono uomo e non ritengo a me estraneo nulla di umano. In questo caso, cosa non ritengo a me estraneo? Non ritengo a me estraneo quello che è il mio io psicologico, non ritengo a me estraneo quello che è il mio io psicoanalitico, non ritengo a me estranea quella che è la società di cui faccio parte e quella che è la cultura a cui appartengo. È proprio in questo senso, quindi, che dobbiamo inquadrare queste scienze e in particolare quello che è il nostro intento. Durante la puntata di oggi, faremo una breve introduzione a quella che è la metodologia, perché le scienze sociali sono delle scienze a tutti gli effetti e hanno un metodo di indagine. E questo metodo verrà indagato, diciamo, in tre puntate. Però ne parliamo subito dopo la sigla. Scienze sociali, scienze sociali e metodologia della ricerca. Oggi di questo ci occuperemo. Abbiamo qui a supporto una breve presentazione che io e i miei colleghi abbiamo realizzato nelle scorse settimane. Ora, vorrei partire da una breve introduzione di quello che sarà il lavoro di queste e delle prossime puntate. Noi ci districheremo in quelle che sono le differenze tra l'approccio quantitativo e l'approccio qualitativo, e di questo ci occuperemo durante il corso di questa puntata. Durante il corso della prossima puntata ci occuperemo invece di quelle che sono le tecniche di campionamento. Ne approfondiremo la terminologia, i metodi di formazione del campione e le differenze tra i vari campioni probabilistici e non probabilistici. Nella terza puntata, invece, avremo modo di confrontarci con una scienza in particolare, ovvero con la psicologia, e approfondiremo quelle che sono le strategie di controllo all'interno della ricerca psicologica. In particolare ci occuperemo quindi delle procedure di controllo, delle strategie generali di controllo e delle strategie specifiche di controllo. Quindi oggi parliamo appunto di metodo quantitativo e di metodo qualitativo. Ma senza indugio direi di passare la palla ad Alessandro che si occuperà di spiegarci quelli che sono i differenti approcci nello studio delle scienze sociali. Benissimo, grazie Matteo. Allora, vabbè, buttiamoci subito nel vivo della presentazione. Abbiamo due principali approcci, ovvero l'approccio nomotetico e l'approccio ideografico. Partendo dall'approccio nomotetico, allora bisogna prima di tutto dire una cosa. Ci si basa principalmente in questo approccio su variabili, quantitative. Cosa sono le variabili quantitative? Sono le variabili che utilizziamo sostanzialmente nella statistica. Quindi vengono definite come soggette variazioni di grandezza. E si dividono in due tipi, continue e discrete. Soggette a variazioni di grandezza cosa vuol dire? Per farla proprio, diciamo, molto breve, sono numerali. Continue vuol dire che possono assumere un qualsiasi valore, discrete solamente valori interi. Per esempio,
ho una scala da 0 a 10, se ho una variabile continua, posso avere per esempio un numero che sarà 1,2. Nel caso invece di una variabile discreta, posso avere solamente 1, 2, 3, 4, 5 e via dicendo. Tornando invece al nostro approccio nomotetico, che cos'è l'approccio nomotetico? È un approccio che ricerca, diciamo, una legge che sta sul generale, sull'universale, quindi ricerca una regola universale e non una regola, che vale invece per un caso specifico. Il nome deriva dal greco nomothetikos e deriva dal nome che veniva dato nell'antica Grecia ai legislatori. Per fare un esempio molto stupido di approccio nomotetico, una ricerca statistica tendenzialmente utilizza questo approccio, quindi un approccio molto matematico che ricerca una legge generale. Per quanto invece riguarda l'approccio ideografico, abbiamo delle variabili al contrario qualitative e quindi soggette a variazioni non più di grandezza e quindi numerabili, ma di genere, ovvero posso avere il sesso dei partecipanti, oppure magari la professione, oppure il titolo di studio, per fare degli esempi. L'approccio invece ideografico è, al contrario di quello nomotetico, un approccio che si pone come obiettivo quello di arrivare a una legge completa per un caso specifico. In questo caso abbiamo una derivazione dal greco che viene da idios e graphikos, ovvero descrivere il particolare. Questo è l'approccio che in realtà viene utilizzato di più diciamo, delle materie come la psicanalisi. Per fare un esempio, di un libro sicuramente molto più conosciuto rispetto a libri di altri autori, Psicopatologia della vita quotidiana di Freud utilizza questo approccio, ma principalmente in psicanalisi viene utilizzato sempre questo approccio. Per esempio, in Amore e Orgasmo di Lowen si usa questo approccio, anche Reich la maggior parte delle volte usa questo approccio, e lo stesso vale per Freud. In ogni caso, poi questa è, diciamo, una breve introduzione che andremo ad approfondire in seguito, e passo la parola a Matteo invece. Grazie mille. Io invece, in questo caso mi occuperò di quelli che sono gli obiettivi di ricerca, già parzialmente introdotti appunto da Alessandro. Quindi, allora, senza perdere tempo, la ricerca quantitativa quindi ha come obiettivo, come diceva il mio collega, l'individuazione di quelle che sono delle leggi generali. E poi, oltre a questo, ha la verifica o la falsificazione delle ipotesi. Questo, appunto è un approccio simile a quello che è il metodo scientifico, quindi vi è un'ipotesi di base, quindi ad esempio, un esempio di ipotesi potrebbe essere un gruppo sociale ha un quoziente intellettivo medio più alto di un altro gruppo sociale. Questa è una possibilità. Questo sarebbe un campo, un esempio di ricerca, sì, psicologica, per il soggetto di indagine, ma anche sociologica, perché si parla di gruppo sociale, sociologia, e di quoziente intellettivo, psicologia. Ora, in questo caso, quindi, l'individuazione qual è? Si parla di individuare una legge generale, quindi si utilizzeranno delle metodologie che vedremo in seguito, come un'estrazione particolare del campione, oppure una somministrazione di test, in questo caso specifici, per andare poi a ricavare quella che può essere una legge generale. Il test andrà poi ripetuto varie volte e da tutto questo si ricaverà appunto quella che è in definitiva la legge. E l'ipotesi sarà verificata o falsificata. Quindi, se troveremo che il gruppo sociale a cui si faceva riferimento ha effettivamente un quoziente intellettivo medio statisticamente, diciamo, superiore in una maniera statisticamente rilevante, a quel punto avremo una legge. Se invece sarà l'altro gruppo, oppure nessun gruppo prevarrà sull'altro, in questo caso avremo una falsificazione dell'ipotesi iniziale. Così come avviene appunto nel metodo galileiano. La ricerca qualitativa invece ha un obiettivo, diciamo, diverso. L'obiettivo è prima di tutto lo studio del singolo.
Quindi nella ricerca, quanta ricerca quantitativa, ad esempio, viene usata molto in sociologia, mentre la ricerca qualitativa, come ci spiegava Alessandro, in psicoanalisi, ma mi verrebbe da dire anche in psicologia. La psicologia in realtà è, diciamo, una scienza, tra virgolette, ibrida, che le utilizza tutte e due, anche se ovviamente per scopi diversi. Quindi si studia il singolo, si studia la persona e la si studia nella sua complessità. In questo caso, quindi, l'obiettivo non è di verificare o falsificare delle ipotesi. Quindi, se faccio A, succede A. Se, appunto, un gruppo ha una caratteristica diversa da un altro gruppo. In questo caso, lo scopo è di osservare o descrivere dei comportamenti. Quindi, un esempio di questo potrebbe essere un test della personalità. Un test della personalità è tendenzialmente qualitativo, soprattutto se somministrato da uno psicologo. Quindi viene osservato un comportamento e viene descritto. Viene studiato un singolo e non c'è la pretesa di ricavare delle leggi generali. Il test della personalità, che però è uno strumento qualitativo, può essere utilizzato nel caso, ad esempio, del test di Cattell, quindi un test basato sui tratti, di cui parleremo in seguito. Potrebbe essere anche utilizzato, ad esempio, per fare una ricerca quantitativa. Quindi si prende una base qualitativa, quindi il test di Cattell, lo si somministra ad una serie di persone e poi si estraggono dei dati quantitativi. È una cosa che si potrebbe fare, no, solitamente non è adottata, ma non si sa mai, nel senso, le ricerche sono tante, si fanno in varie modalità. Comunque, dopo questa panoramica, a questo punto passerei la palla a Edonisa, che ci spiegherà quelli che sono gli approcci nel complesso, tirando anche un po' le somme rispetto a ciò che, di cui abbiamo appena disquisito. Tralasciando l'approccio nomotetico che è stato già spiegato da Matteo e Alessandro, le caratteristiche della ricerca quantitativa sono la prima, la sua semplicità, ovvero, nonostante possa sembrare paradossale il fatto che siamo davanti al tipo di ricerca più complesso, nel senso che si tratta di una ricerca scientifica, quindi una raccolta di dati, è molto più semplice, perché presenta appunto, come è scritto tra parentesi, le congiunzioni OO, nel senso che durante questo tipo di ricerca il soggetto può presentare o una caratteristica o un'altra. Quindi se si chiede a una popolazione va in chiesa tutte le domeniche o sì o no. Per questo infatti le domande poste, i tipi di ricerca che vengono fatti devono essere impostati in modo tale che la risposta sia un se così, no, o un numero o comunque una caratteristica che non può essere uguale a un'altra, in modo tale che possa poi essere classificata. Poi il punto di vista deve essere esterno, quindi poi si ricollega al fatto che il ricercatore deve essere un membro esterno della popolazione, non può essere, appunto, facciamo un esempio, membro di quel paese in cui si ricerca, se, si cerca di capire se si va in chiesa o no. Quindi il punto di vista deve essere esterno perché se il ricercatore fa parte di questa comunità, essendone coinvolto, può sporcare, tra virgolette, l'indagine. Nel senso che mentre io sono in mezzo a un gruppo sociale, non vedo il complesso, ne vedo la complessità, infatti poi si vedrà nella ricerca qualitativa, ma non vedo alcune dinamiche perché sono all'interno, come se fossi all'interno di un gruppo proprio fisico, non li vedo tutti, non vedo come funziona, quindi mi serve allontanarmi, anche fisicamente mi serve essere lontano da loro, per fare una metafora. Quindi è necessario che il punto di vista sia esterno per fare una ricerca quantitativa, perché poi appunto è necessaria una quantificazione che non può essere fatta se si è all'interno. Il metodo ipotetico deduttivo è stato già un po' spiegato da Matteo, cioè si tratta di una metodologia scientifica, ipotesi, osservazione, ipotesi, tesi e verifica della tesi. Quindi un approccio che parte dall'osservazione dei dati e quindi poi un'interpretazione di essi. La ricerca quindi è anche quindi statistica.
cioè vengono usate le metodologie della statistica e della matematica, e l'indagine è strutturata, è prevista una struttura di questo tipo di indagine e non si può fuoriuscire dallo schema che era stato prefissato, che invece può essere fatto nella ricerca qualitativa, che poi adesso spiego. Quindi se all'inizio della mia ricerca io avevo previsto dei vari passaggi, non posso variare nel momento stesso della ricerca. Ricercatore esterno ho già spiegato insieme al punto di vista, il rigore scientifico, cioè bisogna seguire le regole previste, qui ci ricolleghiamo al fatto che l'indagine sia strutturata, e ultimo ma non meno importante, l'analisi della relazione tra le variabili, ovvero, specie nella sociologia, è necessario capire se le variabili che si presentano, che si raccolgono nella ricerca statistica sono correlate tra di loro, perché è molto probabile che poi si vada incontro a correlazioni spurie, ovvero supposizioni da parte del ricercatore che queste variabili abbiano un legame tra di loro, ma che di per sé non c'è, e quindi il rischio di presentare un'ipotesi o una teoria falsa, come si vede poi per esempio nel suicidio di Durkheim. Però è necessario che si inseriscano altre variabili, volendo, per capire la correlazione tra di esse. E questo era nel complesso, erano le caratteristiche della ricerca quantitativa. Mentre la ricerca qualitativa, eccola, ha un approccio ideografico che è stato già spiegato ed è più complessa, ovvero, come si vede tra parentesi, le congiunzioni sono e, ovvero un soggetto che è appunto soggetto di una ricerca, è oggetto di una ricerca, può presentare più caratteristiche contemporaneamente. Infatti, molto spesso, essendo che le tipologie di raccolta dati qui sono tendenzialmente interviste o questionari, come ha già spiegato Matteo, per esempio il test di personalità, una persona può presentare più caratteristiche contemporaneamente, essendo la ricerca molto più complessa. Il punto di vista è interno perché il ricercatore deve essere a contatto con il soggetto in questione, appunto per cogliere la complessità di ciò che dice, e il metodo è esplorativo induttivo. Quindi invece di partire come nel metodo scientifico dell'indagine quantitativa, si parte dal piccolo per dedurre, per fare ipotesi. Sì, quindi si fa una concettualizzazione, quindi. E questo avviene, per esempio, come aveva già anticipato Matteo, nella psicologia, e quindi si parte dall'ascolto di un paziente, di una persona, per capirne, appunto, per fare una diagnosi, per capire, per andare in terapia, per appunto andare incontro e aiutare. L'indagine non è strutturata, ovvero, per spiegare, è prevista una struttura se ci sono interviste o questionari o test di personalità, ma tornando all'esempio di uno psicologo, la ricerca può essere fatta e variata sul campo, cosa che nella ricerca quantitativa, come ho detto prima, non può essere fatta. In base alla situazione, il ricercatore può variare le domande, può variare l'approccio che ha, e non, nel senso che può diventare non ipotetico, però può variare la struttura della ricerca nel mentre. Ed è una ricerca sintattica, ho saltato un punto, nel senso che si cerca di dare un significato, si cerca di capire i significati profondi delle parole e dei concetti che sta cercando di esprimere la persona intervistata o il soggetto che stiamo ricercando. La ricerca quindi si cerca la sua plausibilità, quindi la sua veridicità, non si osservano i dati, non c'è un'osservazione dei dati, c'è un tentativo di
capire i significati, come ho detto prima, attraverso la ricerca sintattica. Quindi, qua al contrario, è necessario che io entri nel gruppo sociale, è necessario che io sia vicino per cogliere la complessità e non vedere nel complesso. Quindi, queste erano le caratteristiche dei due tipi di ricerca e niente, ho concluso qui. Perfetto. Allora, questo era fondamentalmente tutto quello che avevamo da dire su quelli che sono i differenti approcci di ricerca. Come già anticipavo, comunque lo rimarco, prossimamente ci occuperemo di quelle che sono le tecniche di campionamento e di quelle che sono le strategie di controllo, in particolare della ricerca psicologica. Grazie per averci ascoltato e speriamo di non avervi annoiato troppo con i nostri sproloqui e vi ringraziamo per l'attenzione. Grazie, Alla prossima. alla prossima.